Festa della mamma Elea Zalè per la ricerca sul cancro in quasi 4.000 piazze italiane. Storie di madri che hanno vinto la lotta contro il tumore. Ce ne parla Laura Cason. Aveva 9 anni Barbara quando le venne diagnosticato un osteosarcoma di quarto grado, tumore maligno delle ossa che all'epoca dava poche possibilità di sopravvivenza. Dopo 13 interventi, vari cicli di chemioterapia e la protesi interna ad una gamba, Barbara oggi è guarita, si è sposata con Andrea ed hanno 2 bambini. Pensa mai al periodo che ha passato sua mamma quando lei era malata? Assolutamente sì, ci penso tutti i giorni, ho un pensiero costante, mi chiedo dove abbia trovato la forza e quella forza che solo noi mamme siamo capaci di trovare nei momenti critici. Oggi Barbara è una delle testimonial dei successi della ricerca. L'AIRC, nel giorno della festa della mamma, è in 3.700 piazze per distribuire la Zalea e raccogliere fondi per i suoi 5.000 ricercatori che stanno studiando nuove terapie per la cura dei tumori femminili. Una donna su 8 in Italia è a rischio di tumore del seno. L'87% guarisce, ma la sfida è ancora aperta. Io sono diventata testimonial dell'AIRC perché voglio portare la mia esperienza, con esperienza di vita. Io ho combattuto questa guerra e oggi gioisco di qualsiasi momento della mia vita che mi possa capitare, bello o brutto, proprio perché questo è un dono che mi è stato ridato. La vita che ti viene ridonata nuovamente è un dono speciale e che dobbiamo apprezzare tutti i giorni e gioirne tutti i giorni.